Buongiorno a tutti, questa è la seconda giornata che vi mostro qua su YouTube lavorativa. Oggi ho iniziato in ritardo, la sveglia non l'ho sentita, strano perché io sento qualsiasi cosa ci sia nella stanza, anche delle formiche che passano di lì, le sento, quindi è stranissimo questa cosa e neanche la sveglia di Brian ha suonato, erano tutte impostate perfettamente. Per me qua è successo qualcosa, è stato un fantasma. Ho preparato un frutto e furia questo frullato, che ho già intenzione di fare, però è una cosa molto veloce. Questo bellissimo frullato qua è fatto con una banana, delle proteine in polvere, quello che io ho al cioccolato, latte di soia, non ho messo yogurt perché non ne ho, yogurt greco, ma dà una consistenza meno liquida, quindi se ce l'avete mettetelo, è buonissimo. E poi ho aggiunto un altro po' di latte di soia e ghiaccio, che è comunque molto dolce, banana maturissima, proteine in polvere dolci. E quindi insomma si sente molto, quindi insomma bisogna magari riuscire un pochino a mascherarlo se anche voi come me insomma, una botta di dolcezza di buono. Adesso lavoro, dato che è tardi comunque un po' così, fino a mezzogiorno, poi mi alleno, pranzo, mi faccio una doccia in fretta, per fortuna mi devo lavare i capelli. E poi oggi per la prima volta vado a provare a lavorare da Brian, quindi verso le 2:30 cerco di essere là, così inizio subito fino poi alle 6:30 che lui finisce di lavorare e torniamo a casa. Andrò là in macchina perché più o meno ci vuole una mezz'oretta a piedi andare da Brian, non mi va di prendere l'autobus. Lo zaino in spalla ci ho già provato e con il caldo arriverei lì, che innanzitutto la schiena non ci sarebbe più, si sarebbe sciolta. E in più comunque è già pesante, quindi se devo arrivare lì già smaronata, stanca, incazzata, anche no. Anche se mi servirebbe un pochino camminare, perché sono sempre qua. Adesso cerco di fare un sacco di scale, proprio appena vedo scale faccio scale per fare un po' di movimenti in più. Comunque adesso inizio e noi ci sentiamo dopo. Ho fatto un caffè perché stavo svenendo. È mezzogiorno, adesso sono in pausa, mi alleno, poi faccio un doccino, mangio e poi cerco di andare al bar da Brian. Non so se ve l'ho detto prima, sto già perdendo la memoria, che provo a lavorare un po' da lui, tanto ho bisogno solo del computer e del wifi. Sì, ve l'ho già detto. Sto già neanche un mese che lavoro. Myself before I could love you, had my heart open for a girl I felt close to. Beh, fattibile, raga. Caldo. Poi vabbè, io scelgo di allenarmi in camera mia, che però di là ci sono i miei e in sala. Potrei mettermi in camera loro, in effetti. Devo dire, è stata bella dura, però si fa. Anche perché non so da quanto uno di voi mi segue, però io ho iniziato 2 anni e mezzo fa, insomma verso fine aprile inizio maggio, ho iniziato con la fredda ad allenarmi a casa, quindi è iniziato da lì il periodo estivo e già lì faceva caldo da maggio, ma ero talmente motivata perché avevo dovuto appena da poco abbandonare la palestra, l'avevo appena iniziata, pensate, avevo appena iniziato a buttarmi in questo mondo e quindi mi rodeva tantissimo di dover già mollare a causa poi dell'artrite, quindi ero motivatissima a mille ad allenarmi a casa, ad avere comunque una possibilità.
adesso sono un po' più, ma in effetti circuiti che facevo 2 anni fa, ripropormeli adesso con sto caldo, che non so veramente dove ho trovato la forza, vabbè che è una cosa nuova, forse anche per quello. Adesso a distanza di 2 anni e mezzo sento già sicuramente quella voglia è un pochino calata. Però insomma mi piacciono i risultati che ho raggiunto e mollare non avrebbe senso. Poi se vedo che proprio mi fa schifo, arrivo a un certo punto che odio allenarmi, lì bisogna un po' riguardare le cose ovviamente. Comunque adesso mi faccio una doccia, cena, mangio e poi niente, ci si vede dopo con il pranzo. New chapter, but on the same page. Hurts me to know. Vado da Brian. Direi che la fotocamera non me la porto dietro, adesso la metto in carica e ci vediamo dopo. Sono tornata a casa adesso, sono quasi le 8. Sono passata prima da mia nonna a fare un saluto. Ho mangiato della frutta dal bar da Brian e anche un mini panino con un po' di prosciutto crudo dentro e sinceramente ho solo voglia di sdraiarmi e guardarmi un po' di serie TV. Sto guardando Il Trono di Spade, sì, sono una di quelle pochissime persone, penso, sulla terra a non averlo ancora visto. Cioè in realtà l'ho visto un po' a pezzi, so anche un po' com'è la storia, ma non l'ho mai visto bene del tutto. Infatti sono partita dalla 4ª stagione e non pensavo, mi sta un po' prendendo. Ci ho provato tantissime volte a guardarlo, però nì. Vabbè, comunque invece è andata. E quando mi va di cena vi faccio vedere cosa mangio. Io ho finito di mangiare. Visto, mangiato tu. Buonissimo quel pesce spada. Il pesce spada è veramente un pesce buonissimo, forse anche perché è più grasso, tipo anche il salmone è molto più buono. E niente, direi di concludere quel video. Io vorrei farmi una maschera, ma spero che questo video sia stato interessante e se vi piace, se vi è piaciuto, insomma, fatemelo sapere, perché comunque se mi date la vostra opinione, io almeno capisco e mi regolo. Sentite qua, Arimini Wellness, la mia coach, la Fra, mi fa: Chiara, tu hai una R moscia che è bellissima. Io, ok, va bene. E anche un'altra ragazza me l'ha detto: fa, ogni volta che sento le tue storie mi fa piacere ascoltarti, salto tutte le altre storie dove non parlo. Io, ah, in realtà ho anche meno visualizzazioni quando parlo tanto nelle storie. Allora mi hanno detto: Chiara, perché non fai un video dove comunque metti in risalto la R moscia, tipo, non so, leggi delle parole con la R moscia, cioè leggi parole con molte R, così, insomma, tipo ramarro, marrone, quelle cose lì. Allora io mi sono immaginata un video dove vi leggo delle cose, tipo mi vado a cercare dei testi anche un po' lunghini, oppure dei detti tipo, come che era, 33 trentini entrarono a 38 trelando, tipo riuscire a dirli il più velocemente possibile, cose del genere. E poi pensavo anche di leggere le stesse cose da sdraiata, perché da sdraiata, se volete vi faccio un esempio, da sdraiata la R è ancora peggio, tipo 33 trentini entrarono a 30. Sentite, praticamente non c'è. Allora insomma, mi ero mangiata un po' un video del genere, ma ho paura che non vi possa piacere. Però se potesse essere interessante, insomma, una cosa da ridere, una cosa buttata lì così, fatemelo sapere, scrivetemelo qua, così magari lo registro, perché sono molto indecisa se farlo. Nulla, ci vediamo al prossimo video. Lasciate un mi piace, lasciate un commento e niente, basta. Alla prossima.